Marco, mi senti? Ti Ti sento, Francia. Tu mi senti? sento, mi devi abilitare al video. Sì, aspetta, sto cercando la barra dei comandi. Aspetta. Cool, per l'occasione ti sei messa la camicia. Non faccio vedere ai nostri partecipanti il pantaloncino, però lo lascio stare. Aspetta. Grande Riccardo Ciao Pinocchio. Riccardo. Aspetta, amore. L'altra volta c'avevo tutta la barra comandi al lato, comoda. Eccola qua, trovata. Ok, allora share screen lo facciamo a tutti. Ok, allora Francia, per darti la telecamera ti devo rendere host. Ok, dovresti essere host. Eccomi qua. Ah, pure tu ti sei fatti i capelli, vedi? Ah no, già qualche giorno. È stata una piacevole sorpresa di mia moglie e mia suocera. C'era una fratta incredibile. Ci mancava solo che me lo facevano quando stavo a dormire. E poi Senti, era. ma tu c'hai la possibilità adesso di condividere lo schermo? Sì. Ok, perché la tengo pure io, no? Perché l'altra volta avevamo fatto o ce l'avevo io o ce l'aveva Andrea. Allora, facciamo un bello screenshot, lo pubblichiamo così. Metti in condivisione la prima slide del Camtool Science. Sì, aspetta che io ti tengo a tutto schermo adesso, eh. Intanto vado sulla pagina. Adesso, Franci, essendo tu host, sei tu che sei a tutto schermo, se la vuoi mettere tu, se no mi devi ridare l'host e la metto io. Cioè me lo riprendo. Visto che fai la presentazione, sì, poi la Intanto ridai dopo. pubblico che siamo online. In realtà qua il recording lo possiamo pure fermare. E poi Tanto magari poi dopo entro lo mentre lo metto in tagli. pausa. Ma mettiamolo in pausa. Ok. Hanno sostanzialmente tre grandi elementi. Allora, il primo sarà identificare quali sono i comportamenti cerebrali all'interno della lombalgia cronica. Ci focalizzeremo prevalentemente sui comportamenti cerebrali per un semplice motivo, che il dolore cronico è ovviamente molto conosciuto. In particolare sono molto conosciuti gli effetti del trattamento osteopatico sulla lombalgia dal punto di vista clinico. Quindi diamo per scontato, ma comunque ne parleremo brevemente, degli effetti, quelli che vengono chiamati in inglese il clinical effectiveness, ma ci focalizzeremo un attimo sulle funzioni cerebrali. Perché questo poi ci darà il background per discutere quali sono gli stati, gli effetti neurali post-trattamento nei pazienti con lombalgia cronica.
per poi finire sul come possiamo integrare queste nozioni all'interno della pratica clinica o che occhio possiamo avere all'interno della pratica clinica per far sì che queste nozioni possano essere utili. Perché molto spesso quello che potenzialmente succede è che queste ricerche rimangono un po' a sé stanti. Quindi discuteremo, e mi farebbe molto piacere se ci fosse interazione e molte domande, nell'applicazione pratica. Vi darò e condivideremo una visione, ma certamente poi si possono espandere. Quindi questa è la struttura, queste sono le tre parti di cui ci occuperemo oggi. Allora, in realtà abbiamo scelto il mal di schiena cronico, quindi la lombalgia, uno perché ci aveva Homer molto spesso, ma soprattutto perché è molto frequente. Dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono sostanzialmente che almeno una volta la lombalgia ce l'abbiamo tutti nella vita. La lombalgia cronica in realtà sta aumentando in termini percentuali nei paesi industrializzati per il tipo di vita che facciamo, soprattutto quella non specifica, che è quella sostanzialmente più comune. Inoltre, l'aumento percentuale è significativo di anno in anno, cioè significa che sempre più persone sostanzialmente tendono ad avere mal di schiena e lombalgia. Inoltre, altri elementi interessanti è che la lombalgia crea un sacco di disagio dal punto di vista proprio dei giorni persi dei giorni acquisiti di disabilità, quelli che vengono chiamati i daily, cioè Disability Adjusted Life Year, cioè i giorni che in realtà perdiamo per il mal di schiena cronico. Per il mal di schiena in generale e poi ovviamente per il cronico. Qua vedete una breve sintesi dell'andamento in relazione ad una recente pubblicazione del Ministero della Salute americano. Ora, la cosa interessante è che, motivo, motivo, qual, qual è il motivo per aver messo queste prime due slide? È sostanzialmente che è la popolazione più semplice da reclutare, perché certamente ci sono mal di schiena, e quindi lombalgie, è molto frequente e quindi tendenzialmente dal punto di vista proprio scientifico è più semplice reperire questa popolazione. Inoltre, siccome gli studi in letteratura sono abbondanti di studi clinici, sappiamo che l'effectiveness dell'osteopatia sul mal di schiena, anche da revisioni sistematiche piuttosto recenti, ma anche di 10-12 anni fa, confermano comunque l'efficacia di tale procedura. Quindi, a un certo punto abbiamo deciso quindi di prendere questo mal di schiena, ma osservarlo da un altro punto di vista, cioè il punto di vista della funzione cerebrale. All'interno della funzione cerebrale si è scoperto che la lombalgia, sia cronica, sia acuta, che poi anche cronica, ha sostanzialmente tre modalità cambia la struttura cerebrale. Cambia in tre modi. Allora, il primo è un modo strutturale, cioè cambia proprio la struttura della materia grigia e della materia bianca all'interno del tessuto cerebrale. Poi il secondo comportamento è quello funzionale, il terzo comportamento è quello neuronale, in termini prevalentemente oscillatori e quindi di frequenza di scarica dei neuroni. Andremo su questi tre fronti. Parlando delle porzioni strutturali, la cosa interessante è che una serie di studi, ormai anche di qualche anno fa, come vedete in questo di Ung del 2012, pubblicato su una prestigiosa rivista che si chiama Cerebral Cortex, hanno individuato quelli che vengono definiti come dei segni cerebrali, cioè sono dei segni distintivi nel caso in cui si ha mal di schiena cronica. Il mal di schiena cronico era definito come un mal di schiena presente e persistente per almeno 6 mesi, adesso che è stato ridotto a 3 mesi. Per quale motivo? Perché sostanzialmente si è visto che già al terzo mese ci sono dei cambiamenti strutturali, sia diciamo neurobiologici significativi, che tendono a creare questa significatività della cronicità del mal di schiena. Quali sono gli aspetti interessanti? Sono sostanzialmente l'incremento e il decremento della materia grigia, cioè l'aumento della quantità di materia grigia in determinate aree e, come vedete, in particolare sull'insula e diciamo, sulle regioni medio-frontali. E
mentre un decremento della materia grigia su, su altre aree cerebrali come il giro occipitale, il frontale o il fusiforme. Il fusiforme è prevalentemente legato a quello della memoria, cioè cominciano a strutturare degli elementi che sono, che sono interessanti in funzione degli effetti che il mal di schiena può creare. Ma cos'è sostanzialmente il mal di schiena? È una persistente condizione pro-infiammatoria che quindi rilascia dal punto di vista tissutale una serie di sostanze. Possono essere sostanze P, interleuchine, varie interleuchine, che sostanzialmente sono dei messaggeri che il sistema nervoso centrale ha in funzione di quelle che sono le importanti caratteristiche che il stesso cervello encefalo deve in realtà definire e deve controllare dal punto di vista periferico. Teniamo un attimo questo a mente per il semplice motivo che potrebbe essere interessante poi sviluppare altri collegamenti. Oltre ad avere queste condizioni di cambiamento, diciamo, della corteccia, la cosa interessante è che sono stati dimostrati cambiamenti anche strutturali a strutture sottocorticali, in particolare il grigio periacqueduttale. Il PAG, che vedete nel pallino nel riquadro A e C, il pallino giallo, e l'aspetto interessante del grigio periacqueduttale, quindi sostanza troncoencefalica, che ha dei rapporti diretti con sia l'amigdala per le fibre periacqueduttali e amigdaloidee, e quindi un rapporto diretto con un'altra funzione interessante, che è l'aspetto, diciamo così, emotivo legato al dolore. A questo è un altro aspetto interessante che terremo in considerazione fra qualche slide. Quindi ci cominciano ad essere, e soprattutto il grigio periacqueduttale diventa una zona molto importante, perché i primi studi sul grigio periacqueduttale sono stati fatti sul fight or flight, cioè sulla capacità del combatti o fuggi, che adesso in realtà sono stati aumentati gli studi sul grigio periacqueduttale, introducendo anche i fenomeni di quiescenza, cioè di quello che sostanzialmente fa la lucertola quando rimane ferma e sembra che sta immobile ed è morta. E lo stesso il grigio periacqueduttale, che in realtà tende a funzionare in prevalenza con questa risposta. Ora, quindi abbiamo in sintesi un cambiamento strutturale di alcune aree chiave interocettive e della pain matrix, cioè degli elementi, ciò che viene chiamato pain matrix, cioè le aree cerebrali legate all'attività del dolore, e anche a strutture sottocorticali, chiave nel rapporto con le aree corticali. Ora, oltre ai cambiamenti strutturali, sono anche cambiamenti di tipo funzionale, cioè nel rapporto che le varie aree cerebrali e come le varie aree cerebrali comunicano fra di loro. Un aspetto molto interessante è quello che è stato pubblicato ormai ancora qui qualche anno fa su Nature Neuroscience da Balicki, dove ha sostanzialmente dimostrato come c'è una differenza di funzionale nell'attività prevalentemente dell'insula, il pallino verde. Questo cosa significa? Ancora una volta, l'insula viene un'altra volta presa in considerazione, e oltre al cambiamento strutturale di cui abbiamo parlato prima, si presenta un cambiamento funzionale. Cambiamento funzionale dell'insula è in rapporto poi a quella, sia alle afferenze che riceve l'insula, che la maggior parte, insomma, sono afferenze prevalentemente legate a fenomeni interocettivi, ma non solo, le vedremo dopo, ma anche il rapporto che ha l'insula con altre aree cerebrali importanti, tra cui alcune di cui quelle che abbiamo citato in precedenza. Inoltre, oltre al cambiamento dell'insula, ci sono sono stati dimostrati anche cambiamenti su quelle che vengono chiamate le Resting State Network, RSN, dove nell'RSN delle Resting State Network si è visto come i soggetti affetti da dolore cronico abbiano una condizione di attivazione completa delle Resting State Network anomala.
con una frequenza di scarica più alta su due aree. La prima è lì, sulla conferma, a conferma della, dello studio precedente, la seconda che aggiunge è quella della corteccia del cingolo. La corteccia del cingolo è quella che vedete con la denominato AMCC, cioè il terzultimo e il penultimo riquadro, dove si vede in maniera nei pazienti con lombalgia cronica, si vede che hanno una differente anomalia di funzionamento, quindi c'è meno rosso e c'è in realtà più giallo, e a significare il fatto che c'è un maggiore coinvolgimento di quella specifica area, in particolare quella anteriore. Ora, quindi, aggiungiamo al comportamento dell'insula quello della corteccia del cingolo, cioè un'area limbica, cioè un'area che è importante per che è una delle aree importanti per i comportamenti emotivi, ma non solo. Oltre a questo, oltre ai cambiamenti funzionali, questa è una sintesi di quelli dei cambiamenti funzionali presenti all'interno dei soggetti con lombalgia cronica, ci sono anche cambiamenti di tipo, diciamo così, neuronale. In che senso? Cioè sembra che i pattern oscillatori presenti all'interno dei soggetti con lombalgia cronica in specifiche aree, ancora una volta l'insula e il cingolo, funzionino in maniera differente. Quindi, oltre al fatto che l'attività funzionale, di connettività funzionale, cioè di connessione con le varie aree, è differente, anche all'interno di queste due aree, insula e cingolo, ci sono delle frequenze di scarica differenti, in particolare sulle regioni che tendono ad avere una frequenza di scarica più alta. Quindi è come se avessero una condizione facilitatore, cioè è più semplice stimolare un'attività post-sinaptica. Quindi scaricano più facilmente, scaricando più facilmente significa che processano molte più informazioni di quelle previste, cioè hanno un'attività di scanning, di screening e anche di riduzione di quelli che non sono le informazioni importanti meno efficace. E per meno efficaci significa che si vengono stimolate anche da stimoli, si dice salienti, quindi silent stimuli, molto più bassi. Altra cosa interessante è che tutto questo cambiamento, la sintesi di tutto questo cambiamento è che il cervello del soggetto con lombalgia cronica tende, no, a funzionare più come un soggetto tipo dolore, ma si sposta di più verso una funzione emotiva. Quindi il soggetto lo spostamento verso la funzione emotiva tende a spiegare alcuni comportamenti che i soggetti hanno, cioè che sono legati al cambiamento d'umore, sono legati a cambiamenti emozionali, a risposte emotive differenti. Anche, insomma, penso che se alcuni di voi hanno avuto lombalgia per un po' di tempo, si rendono conto percettivamente che anche la condizione emotiva tende a cambiare. Per quale motivo? Perché tutti questi cambiamenti strutturali e funzionali tendono a far spostare il meccanismo verso la funzione emotiva. Questo cosa alla fine come emerge, qual è un altro elemento che possiamo prendere in considerazione dal punto di vista clinico? È che aumenta la reattività di arousal. Quindi significa che siamo più in tensione, aumenta la paura, l'incapacità di gestire delle situazioni, e pertanto abbiamo anche una maggiore condizione di arousal in quello che viene chiamato il nostro spazio peripersonale, cioè quello spazio che esiste all'interno con una bolla tra i 30 e i 50 centimetri, all'interno della quale in realtà noi prediciamo, che esistono dei fenomeni bayesiani che predicono prima che il soggetto venga toccato, dove viene toccato. E se c'è una condizione di facilitazione e di sensibilizzazione con un cervello che si sposta verso la funzione emotiva per la condizione cronica, gli elementi centrali tendono a informare il periferico che tutto questo meccanismo deve essere controllato per il minimo dettaglio, e quindi significa che siamo più iperreattivi.
Questo crea nel tempo una serie di effetti, così come dimostrato in questo diagramma sulla la paura del dolore, ma la paura del dolore viene anche legata all'ansia, legata al dolore, che quindi innesca un meccanismo emotivo molto profondo che, se perdurante nel tempo, può generare dei cambiamenti comportamentali abbastanza significativi. Quindi, all'interno di questo quadro, dove qui abbiamo una frequenza della lombalgia molto alta e dei cambiamenti strutturali e funzionali, in particolare funzionali, ben documentati, è nato il progetto. In collaborazione quindi con l'Università e gli studi di Chieti, il Dipartimento di Neuroscienze, abbiamo messo su questo studio randomizzato controllato, dove abbiamo messo, che poi insomma finire pubblicato il Scientific Report, che è la rivista Open Access di Nature, ci è voluto un anno e mezzo prima di avere l'accettazione, dove abbiamo visto sostanzialmente che in una popolazione, una generale popolazione, quindi sono stati selezionati 32 soggetti con mal di schiena cronico, ai quali è stato fatto poi uno screening per tutte le patologie, quindi per evitare che fossero malati con tumore, con patologie cardiovascolari associate, altre neuropatie, problemi nefrologici, eccetera. Quindi il più omogeneo possibile. E poi sono stati randomizzati in due gruppi, un gruppo di osteopatia e un gruppo SHAM. Per il gruppo SHAM intendiamo un gruppo che ha avuto le stesse identiche caratteristiche del gruppo di osteopatia, quindi trattati nello stesso locale, con lo stesso tempo di contatto, con gli stessi fattori contestuali, all'interno di un mese, una volta alla settimana, per quattro volte. Una volta alla settimana sono state interposte tre risonanze magnetiche funzionali. La prima è baseline, quindi prima della prima seduta. La seconda risonanza magnetica funzionale, qui lo vedete col numero 2, è dopo la prima seduta, quindi per vedere gli effetti immediatamente post trattamento, e poi dopo un mese, quindi alla fine del trattamento. Lo scopo di questo articolo, perché poi la risonanza magnetica, le sessioni di risonanza magnetica sono durate circa un'ora e un quarto, che all'interno della quale abbiamo preso più dati. Quello di cui discuteremo oggi sono i dati che vengono chiamati dati di task, per i quali al soggetto veniva chiesto di fare un preciso compito, che descriveremo fra un attimo, e questo compito aveva un target ben preciso, cioè l'insula, di cui i motivi sopra. Quindi l'insula che cosa, come la facciamo il recruiting dell'insula? Attraverso una percezione dello stimolo interno e una percezione dello stimolo esterno. Quindi sappiamo che l'insula viene reclutata in maniera importante attraverso quello che viene chiamato interoceptive awareness task, mentre l'esteroceptive awareness task è un task che si basa sul sentire dei rumori attraverso la cuffia, e quindi deviare l'attenzione verso un altro stimolo. Questo ci ha permesso di distinguere chiaramente il recruiting dell'insula e il recruiting di altre aree, come vi faccio vedere tra un momento. E poi siamo andati, quindi il target è stato l'insula e come il trattamento osteopatico tende a modificare gli effetti di funzionalità, di connettività funzionale sull'insula. Allora, il paradigma che abbiamo utilizzato è stato un paradigma che viene definito a blocchi. E questo paradigma a blocchi prevede una parte di interoceptive awareness task e un'altra parte di esteroceptive awareness task. Spero che voi sentiate il battito cardiaco, e sostanzialmente questo è quello che andavano a fare i soggetti, cioè si concentravano a percepire e a contare il proprio battito cardiaco.
L'altro invece suono, quindi sull'esteroceptive sound, era un beep che ricevevano in cuffia e che loro dovevano contare. Quindi in questo caso, se avete le cuffie o state davanti al computer, l'attenzione viene spostata o verso l'insula oppure verso altre aree. Quindi, per darvi un'idea proprio pratica, il soggetto è allungato, gli si chiede su un monitor che è presente in risonanza di contare il proprio battito senza toccarsi da nessuna parte, quindi di fare un compito di attenzione interna. E ancora una volta il soggetto sente il proprio battito e l'effetto che si ha all'interno cerebrale è del reclutamento dell'insula, che è quella parte dove vedete L-INS, R-INS, cioè l'insula di destra e l'insula di sinistra. Questa è una sintesi delle slide cerebrali dei soggetti alla baseline. Invece, quando gli veniva chiesto l'esteroceptive awareness task, quindi arrivava il suono, sentivano il suono, dovevano contare il numero di suoni che gli veniva dato in maniera random, e questa è la sintesi delle aree cerebrali coinvolte, cioè quella prevalentemente l'area acustica. Quindi, in sintesi, i due task creano due comportamenti cerebrali differenti, che è quello che poi sostanzialmente dovevamo vedere alla baseline. Ora, avendo questa baseline bella che è fatta, li abbiamo trattati, e alla fine del trattamento questa è la sintesi. Le prime aree che discuteremo sono quelle dell'insula, sia di destra sia di sinistra, entrambe significative a distanza della... entrambe sembrano reagire in maniera significativa a distanza di un mese, e la reazione a distanza di un mese la vedete nei due riquadri sotto, dove si vede il comportamento delle due insule, sia di destra e sia di sinistra, che tendono a diminuire la propria attività. Considerando il fatto che partiamo da una baseline con condizione cronica, dove normalmente è stato rivisto in letteratura, dove l'insula ha un firing molto più alto, cioè ha una frequenza di attività molto più alta. Quindi tendenzialmente in questo caso sull'insula il trattamento osteopatico tende a diminuire l'attività di così alta di firing dell'insula. Quindi sembra a conferma del fatto che tende ad essere un effetto positivo nei confronti della anomala condizione insulare nei soggetti con lombalgia cronica. Le altre aree interessanti sono legate alla corteccia del cingolo di destra e al giro medio frontale, che si comportano anche loro in maniera similare al comportamento dell'insula. Quindi anche in queste aree si vede una riduzione dell'attività della funzione cerebrale. Delle attività bold, quindi del comportamento bold all'interno delle funzioni cerebrali. E quindi a conferma del fatto che sembra che le aree chiave sia della pain metric che sia dell'intercezione tendono ad abbassare la propria attività funzionale, inclusa le attività del nucleo lentiforme, quindi anche lo striato, che sostanzialmente ha una funzione guida all'interno della per lo sviluppo embriologico di encefalico della lenticolare. Quindi crea anche un rapporto, quindi è come se tutto il cervello, le aree chiave della brain matrix dell'attività interocettiva tendono a diminuire quelle che sono le funzioni, tendono ad abbassare le funzioni oscillatorie all'interno cerebrale. Quindi è come se si abbassasse un meccanismo che di base con una baseline più alta nei soggetti con lombalgia cronica. Mentre questo per quanto riguarda l'interoceptive awareness task, cioè i soggetti che stavano contando il proprio battito cardiaco. Nel suono, ovviamente, nell'altro test, l'esteroceptive awareness task, in realtà non è successo niente, cioè non ci potevamo aspettare che i soggetti che andavano incontro al trattamento osteopatico in realtà contassero meglio i beep che avete sentiti prima, cioè era irragionevole.
L'altra cosa interessante che siamo andati ad analizzare è quello che viene chiamato measure of efficiency, cioè la capacità che ha il soggetto di generare un interoceptive awareness task più efficiente, cioè più vicino a quella che è il numero reale del conto dei battiti cardiaci. Ora, pensate una cosa, cioè che il soggetto stava allungato, come abbiamo visto, batteva il proprio battito, però sulla mano aveva anche un pletismografo che rilevava il battito cardiaco. Quindi noi avevamo anche una misura del reale numero di battiti cardiaci. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il numero, abbiamo registrato il numero di battiti cardiaci reali, abbiamo registrato il numero di battiti cardiaci contati dal soggetto, abbiamo fatto la differenza ed è quello che vedete plottato graficamente sulla T0 e T2, cioè alla baseline e alla fine del trattamento. Quello che emerge è che i soggetti, e poi abbiamo visto di andare a contare il numero di errori, cioè quanto erano distanti questi due numeri, cioè il numero reale del battito cardiaco reale e il numero invece del quello che veniva riportato al soggetto. Quello che emerge in maniera molto interessante è che i soggetti che sono andati incontro a un trattamento osteopatico, dopo un mese di trattamento diventavano più precisi rispetto a quelli del gruppo sham. Cioè, cosa significa questo? Che la diminuzione dell'attività cerebrale, in particolare nell'insula, tende a creare una migliore percezione di quelli che sono i silent stimuli, in particolare quando fai un task interocettivo, e quindi il soggetto diventa molto più preciso nel decodificare il battito e quindi una migliore sincronizzazione con la funzione cardiaca. Questo ha degli effetti, ha delle considerazioni interessanti perché il soggetto dal punto di vista clinico che faremo fra un attimo, ma che vi anticipo con alcuni punti, cioè il soggetto diventa più preciso nella percezione del corpo, quindi molto spesso capita per esempio che la persona tende a tornare in studio riferendo altri elementi o caratteristiche che prima non aveva preso in considerazione, ma che in quel preciso in un secondo momento le riferisce, ma le riferisce per il motivo che diventa più preciso nella decodifica del proprio segnale. Quindi c'è meno rumore in giro, perché il rumore sostanzialmente della quantità di informazioni che deve processare, dettate dalla più alta funzione cerebrale, tende a diminuire e quindi puliamo quel rumore che viene chiamato rumore bianco e generiamo pertanto una più efficace funzione di decodifica delle informazioni interocettive. In questo caso specifico del battito cardiaco. Quindi, ci sono sostanzialmente tre, per questa seconda parte, ci sono tre elementi cardine. Cioè che il trattamento osteopatico tende a produrre ad avere un effetto specifico in termini di riduzione della risposta a bold in specifiche aree interocettive e della pain matrix. È un trend peculiare all'interno dei tre time point, quindi immediatamente dopo e a distanza di un mese, e si genera una migliore efficacia dal punto di vista dell'accuratezza interocettiva. Quindi, in sostanza, il trattamento osteopatico può indurre una risposta di riduzione del sistema del BOLD, in particolare nella Silence Network, a un mese, che riflette quindi un'efficienza dell'incremento di tale network per migliorare la decodifica delle informazioni interocettive bottom-up basate sulla funzione cardiaca. Ora, questo è quello che è che è il risultato da questo primo studio. Ora, qual è la potenziale applicazione clinica? Una potenziale applicazione clinica che possiamo avere e sulla quale possiamo ragionare. Allora, mi piacerebbe che facessimo un po' di discussione anche su questo, però mi piace condividere con voi all'interno di quest'ultima parte della presentazione alcune visioni e punti chiave. Allora, prima di avere una condizione cronica, quindi del dolore, sostanzialmente il dolore viene descritto come in realtà solo la punta dell'iceberg, no? Dove abbiamo delle funzioni interne
all'interno quindi del corpo, che tendono a generare uno spazio fra quando sentiamo il dolore e la reale capacità del tessuto di andare incontro ad un injury, cioè ad un danno. E lì c'è una sorta di spazio all'interno del quale il corpo si gestisce. La cosa interessante è che è stato dimostrato più volte e a più riprese che nel momento in cui esiste una condizione di dolore cronico, questa condizione, questo buffer, cioè questa soluzione di spazio fra la protezione rispetto al dolore e la capacità tessutale, in realtà tende ad aumentare enormemente. Cosa significa questo? Significa che basta, come direbbe Giobbe Covatta, basta poco che ce vo, cioè uno stimolo piccolo, saliente, tende a generare una condizione dolorosa. Quindi, ma questo cosa significa? Significa che anche in condizioni minime dove il soggetto non viene toccato, sarà capitato anche a voi in clinica, che neanche lo tocchiamo il soggetto, però il soggetto tende ad avere paura, tende a fare un gesto di avoiding, cioè si sposta da un'altra parte, perché ha paura di generare dolore. Non l'abbiamo neanche toccato, quello per lui però è un segno saliente che il suo sistema nervoso centrale, in particolare il suo encefalo, il suo cervello, interpreta in maniera tale che sia tale che debba generare un'attività protettiva. Questo perché? Perché ha le attività insulari e tutto quello di cui abbiamo parlato prima molto più attive, cioè tendono a scaricare, quindi in maniera a fare un firing neuronale molto prima rispetto a quello che sostanzialmente dovrebbe essere. Scusate. Ora, questo cosa significa? Che ovviamente tendono in questo caso a cambiare, come abbiamo visto, le funzioni cerebrali, e queste funzioni cerebrali tendenzialmente cambiano in particolare in relazione a quella che è la capacità interocettiva, cioè la capacità del senso fisico, cioè della percezione metabolica che ha il corpo riguardo alla condizione dolorosa. Sappiamo ormai da studi ormai ventennali che l'interocezione ha un hub preciso sull'insula, e questo hub sull'insula tende a creare degli elementi e potenzialmente in questo contesto dei comportamenti differenti, perché l'insula è anche coinvolta su differenti fronti, cioè non solo sul comportamento dell'heartbeat awareness, che è quello il secondo della terza colonna, ma anche su tanti altri comportamenti, cioè il riconoscimento, la percezione del tempo, il decision making, cioè cosa devo fare, o i momenti di recognition, cioè di riconoscimento, i momenti nel riconoscimento delle voci affettive, del riconoscimento materno, insomma tutta una serie di elementi che sono anche parte della nostra vita quotidiana. Quindi nel momento in cui abbiamo un cambiamento della funzione e della struttura dell'insula, questa tende anche ovviamente a creare un loop, ovviamente non solo per l'insula, ma anche il rapporto che l'insula ha con altre regioni all'interno del paziente stesso. Quindi non è così distante il fatto che il cambiamento delle funzioni cerebrali ha un effetto all'interno del comportamento del soggetto, ma anche un comportamento del soggetto sulla funzione dell'awareness, cioè della consapevolezza, perché l'insula è un hub estremamente importante nell'interpretare gli stimoli interocettivi, in particolare sull'insula posteriore, che poi vengono migliorate, vengono arricchite nel momento in cui l'insula passa ad un processo di posteriorità medio-anteriorità. Cioè significa che viene arricchito il meccanismo di alcuni elementi del rapporto che l'insula ha con altre strutture. Questo significa che se abbiamo un fire dell'insula, in particolare nell'area posteriore, molto alto perché c'è una condizione di dolore persistente nel tempo che guarda caso cambia in particolare la struttura posteriore dell'insula, tutto il resto, e quindi negli aspetti di condizioni dell'ambiente,
le condizioni edoniche oppure i comportamenti sociali, cognitivi oppure motivazionali, tutto questo viene ad essere modulato e alterato. Quindi cosa significa questo, contestualizzando dal punto di vista clinico? Significa sostanzialmente che il dolore ha un effetto protettivo nei confronti di tutto quello che c'è intorno, che è mediato dal pain matrix con una estremamente importante sull'insula. Quindi quello che abbiamo ipotizzato dal punto di vista proprio dell'applicazione clinica è quello che il trattamento tende a fare uno shrinking nuovamente di questo buffer, riportando quindi i fenomeni protettivi non così ad uno stato di arousal e di allarme così alto che venivano quindi reclutati tutti questi sistemi con bassi stimoli, ma in realtà tende a fare quindi a riportare il buffer ad una condizione pre-dolore cronico, e tutto questo lo fa attraverso un abbassamento di tutta l'attività della funzione cerebrale. Quindi tende a creare degli elementi che sono sostanzialmente legati al miglioramento delle funzioni cerebrali, che tendono a ridimensionare il buffer sul dolore. Questo cosa significa? Così come suggerì Mosley un po' di tempo fa, è come se in realtà il nostro protectometro, cioè il metro della nostra protezione, quello che vedete scritto come protectometer, è un elemento estremamente importante, cioè in funzione di come si muove. Cioè, se abbiamo più stimoli che sono classificati come DIMS, che è l'acronimo per Danger in Me, cioè stimoli che creano un pericolo, in realtà mi aumenta la arousal. E quindi se aumenta la arousal, aumenta anche la mia risposta. E nella parte opposta, invece, tutti quei comportamenti o quelle azioni o quei trattamenti che tendono a diminuire questo protectometro, in realtà vengono chiamati come SIMS, cioè safety in me. Quindi in sostanza quello che abbiamo fatto sostanzialmente abbiamo ridotto questo buffer, generando quindi una maggiore capacità di riconoscimento di quelli che sono i segnali sia dei DIMS e sia dei SIMS. Quindi che è un elemento importante per il soggetto, perché tende a riconoscere, quindi a comportarsi in maniera differente all'interno della gestione del proprio dolore. Ora, tutto questo perché è importante? Perché è importante poi continuare in realtà a farsi trattare anche in assenza di sintomi, per esempio. Cioè, questo potenzialmente è stato uno studio randomizzato su 4 sedute, però dopo la seconda potenzialmente alcuni stavano già meglio. Ora, cosa succede? È che un interessantissimo studio pubblicato da altri italiani, di cui sono estremamente contento di alcuni conoscerli anche in maniera molto vicina, come Marco Tramontano, che ha guidato questo gruppo in questa bellissima pubblicazione fatta su Frontiers in Physiology l'anno scorso. Loro che cosa hanno, a conferma di questo, cosa hanno fatto? Sono andati a vedere la perfusione cerebrale, cioè la quantità di flusso di sangue all'interno di determinate aree cerebrali. La cosa interessante che Marco e colleghi hanno scoperto è che il trattamento osteopatico, il singolo trattamento osteopatico a distanza immediatamente dopo e a distanza di 3 giorni tende ad avere un effetto su alcune aree chiave che sono anche legate a quelle di cui abbiamo parlato prima. In particolare, da sottolineare, è la corteccia posteriore del cingolo. Quindi, ancora una volta, viene reclutato un'area limbica che è importante anche, come abbiamo visto prima, per stabilire delle caratteristiche di cambiamento funzionale all'interno del cervello con dolore.
Quindi tutto questo è per dire che gli elementi importanti all'interno della gestione devono tendenzialmente della gestione dei soggetti con dolore dovrebbero essere legati a quelli che sono i SIMS, cioè i safety in me. E all'interno di questi certamente il trattamento osteopatico basato su evidenze di risonanza magnetica funzionale tende ad essere un elemento interessante da considerare. Quindi all'interno di questo concetto abbiamo che i soggetti con dolore tendono ad avere una serie di elementi all'interno anche di questo romboide alterati, quindi sulla percezione, sull'autoregolazione, quindi sulla self-regulation e quindi sulla capacità di risposta autonoma del soggetto, ma anche, come abbiamo visto, su funzione spaziale, cioè tutto quello che c'è intorno al soggetto che poi si collega alle funzioni motorie e anche al tocco, cioè a come reagiscono i soggetti in funzione dell'attività che facciamo, per esempio noi operatori osteopati o insomma operatori manuali nel contatto con il soggetto. La parte del tocco è una parte molto ampia sulla quale insomma potremmo farne, se è interessante potremmo fare altri incontri, però sostanzialmente quello che è la sintesi di questa presentazione è che non è più utile guardare al sintomo e al trattamento del dolore come il singolo approccio locale, ma bensì bisogna cominciare ad osservare, e ormai è ben accettato in letteratura, anche nell'aspetto biopsicosociale, dell'elemento che il soggetto bisogna trattarlo nella sua unicità. E siccome l'osteopatia ha anche questo fondamento nella sua capacità, e siamo interessati a come questa capacità di trattamento generale possa essere poi percepita all'interno delle funzioni cerebrali. Quindi, in sintesi, il trattamento osteopatico tende a, nei soggetti cronici con lombalgia, tende a diminuire le funzioni, cioè tende a ristabilire le funzioni di cambiamento più ottimali, tende a diminuire quell'iperarousal e della ipersensibilità, iperecitazione a livello neuronale che abbiamo su specifiche aree dei nodi della salience network interocettivi, così come all'interno della pain matrix, generando pertanto una migliore capacità di decodifica da parte del soggetto di quelli che sono gli stimoli e quindi anche una migliore capacità di risposta interocettiva. E quindi se abbiamo una migliore risposta interocettiva, questo significa che il soggetto tende gli effetti mediati dal sistema autonomo sul soggetto tendono ad essere più efficaci all'interno di una risposta clinicamente positiva del soggetto stesso al trattamento e quindi al management del dolore. Ora vi ringrazio per l'interesse e rimango a disposizione per ulteriori domande. Allora, mi sentite? Sì. Ok. Franci, grazie. Ti leggo un po' di domande. Allora, anche sulla chat, molti si chiedono innanzitutto che tipo di trattamento osteopatico è stato effettuato e la differenza tra il trattamento e la sham therapy. Ok, allora il trattamento osteopatico è stato un trattamento prevalentemente con black box, quindi c'era una fase di valutazione iniziale per l'identificazione di aree con, se le vogliamo chiamare, aree con disfunzione somatica, e nonostante non sia troppo avvezzo a questo termine, e poi una parte di trattamento. Ora, le tecniche utilizzate potevano essere differenti. Prevalentemente sono state utilizzate tecniche con approccio indiretto. E, invece, per quanto riguarda il trattamento SHAM, ha ricalcato esattamente la stessa struttura, quindi stesso studio di trattamento, più o meno nelle stesse ore del pomeriggio. Una fase iniziale di valutazione e la fase di trattamento, l'operatore toccava determinate aree del corpo
per un tot di tempo, deviando la propria attenzione, quindi non facendo le tecniche, ma toccando il soggetto solo e deviando la propria attenzione verso un compito attentivo. Quindi con differenti compiti attentivi. Quindi si potevano contare backward, quindi il meccanismo per il quale da 100 si torna a 0 sottraendo 7, oppure si facevano altre attività di tipo cognitivo. Quindi ricalcavano lo stesso tempo di contatto, stessa lunghezza della seduta, stessa struttura, quindi una parte di valutazione ed una parte di finto, diciamo così, finto trattamento senza però fare la tecnica reale. Ok, ci chiedono se è possibile ripetere come viene reclutata l'insula. Sì, allora, se in questo momento facciamo 10 secondi di silenzio e ci concentriamo a percepire il nostro battito cardiaco, questo è un tipico comportamento, e lo contiamo, questo è un tipico comportamento che recluta l'insula e si chiama interoceptive awareness task. Lo potete fare tranquillamente anche nei vostri studi. Ora, questo è uno studio un metodo di facile applicazione clinica e potete riportare indirettamente i dati che abbiamo dimostrato con risonanza magnetica funzionale anche nei vostri studi. Cioè, se fate al soggetto, gli chiedete di fare un interoceptive awareness task, che significa contare il proprio battito cardiaco per 30 secondi e poi vi fate riportare il numero, lo trattate immediatamente dopo la prima seduta o dopo qualche seduta gli richiedete di fare questo match fra il prima e il dopo, potete fare esattamente quello che abbiamo fatto noi in risonanza. Quindi vedere il reclutamento, che il numero di errori fra prima e dopo il trattamento. Quello vi dà la misura dell'efficacia dell'interoceptive awareness task. E se diminuisce, se diventano più precisi, in realtà significa che se riportiamo il lavoro che abbiamo fatto sopra, cioè il soggetto abbassa la propria attività cerebrale, diventa più preciso nella decodifica delle informazioni e quindi è ragionevole pensare che sia stato incluso anche l'interoceptive awareness, cioè il science network all'interno della rete neurale. Michele, tutto bene? Ci chiede: è stato misurato il livello di interleuchine prima e dopo lo studio? È stata valutata l'empatia con l'operatore risonanza magnetica nucleare per l'attivazione dei nuclei centrali? Sono stati esclusi i soggetti portatori di emoglobinopatie? Sono stati esclusi i soggetti con problemi visivi? Allora, interleuchine no. Mi sarebbe tanto piaciuto, Michele, ma non era. Purtroppo era più complesso del previsto. E poi, siccome non era mai stato fatto niente, bisognava dimostrare qualcosa. Quindi i prossimi esperimenti sicuramente. Tutti i fattori di esclusione che hai detto ci sono stati, quelli con problemi visivi, quelli con miopia no e con astigmatismo no, tutti quelli ovviamente che avevano distacco di retina, eccetera, ovviamente sì. Per miopia e astigmatismo no, per il semplice motivo che il monitor in risonanza magnetica funzionale sono presenti degli occhiali speciali che possono entrare in risonanza, non posso entrare con questi perché altrimenti mi se li fotte direttamente il gigantesco magnete, quindi, che è dentro la risonanza, e che consentivano, quindi sono con lenti graduate e consentivano di vedere il monitor. Allora, prima di andare un attimo avanti con le domande, vi lancio il sondaggio un secondo, veramente 2 minuti per rispondere a queste domande. Nel frattempo che appunto andiamo avanti con domanda e risposta, se fate questa cortesia mentre andiamo avanti. Federico ci chiede se i trattamenti sono stati eseguiti dallo stesso operatore. Sì, tutti lo stesso operatore. Alessio, se gli strumenti, per esempio questionari, per valutare tramite revisione dei dati anamnestici l'aumento della capacità interocettiva sono stati fatti? Sono stati messi in...
sono tutti questi, allora sono i soggetti venivano circa tre quarti d'ora prima della risonanza magnetica funzionale per compilare i questionari. Quindi considerate che ci sono 40 minuti di questionari che valutavano il temperamento, TEMS, gli stati di ansia, STAI, gli stati di depressione, quindi ASD, e poi tutti i questionari sul dolore, sulla disabilità, quindi McGill, l'Oswestry, altri questionari sul dolore, questionari sulla resilienza, sulla qualità della vita. Quindi sono tutti dati che sono stati presi alla baseline, e parte di questi, cioè parte di quelli che in letteratura sono stati dimostrati essere associati con un cambiamento dell'insula, sono stati poi inseriti all'interno dell'analisi multivariata. Non sono andato nell'analisi multivariata perché era un po' complesso sulle analisi, però all'interno delle analisi che avete visto, quelle sono pesate per moltissime variabili presenti all'interno di baseline che potevano influenzare il dato finale. Andrea Tarantino, ciao Francesco, per le aree in cui si è registrata una risposta differente nei due emisferi, avete dato una spiegazione neurofisiologica a questo fenomeno? Allora, per l'insula destra-sinistra c'è, ed è legata a quella che è chiamata re-representation dell'insula, cioè la maggior parte delle informazioni che arrivano sono l'insula di destra e l'insula di sinistra, però poi dobbiamo avere, per essere coscienti, di quella che viene chiamata re-representazione, cioè tutte le informazioni dell'insula di sinistra arrivano all'insula di destra, che rirappresenta anche la parte corporea di sinistra. Quindi su destra-sinistra, la letteratura ci viene in aiuto. Per quanto riguarda la corteccia del cingolo di destra, che è quella che è emersa, ci sono degli studi che sembra che mettono in relazione la risposta al dolore e la risposta a determinati trattamenti, in particolare biopsicosociali, contestualizzati in particolare all'emisfero di destra. Però ti confesso, Andrea, che ci sono altri 3-4 studi in linea di pubblicazione su questa, con questi stessi dati, dove stiamo vedendo la funzionalità della connettivale e quella che vengono chiamati i grafi, cioè come cambiano tutte le reti neurali nel tempo, per avere un'idea un po' più precisa dei cambiamenti dinamici nei tre time point. Quindi certamente più spiegazioni un po' più precise e più fisiologiche nel prossimo futuro. Marco Siccardi ci chiede: il trattamento osteopatico manuale agisce sul dolore e poi si modifica il sistema nervoso, oppure il trattamento osteopatico manuale agisce sul sistema nervoso centrale che va a migliorare il dolore? Allora, considerando che il tocco passa attraverso il sistema nervoso centrale, quindi direi, siccome il dolore è un'esperienza soggettiva, direi che, perché qua bisogna fare la distinzione fra dolore e nocicezione. Allora, il dolore è un'esperienza soggettiva, nocicezione è il rilascio di sostanze proinfiammatorie all'interno del tessuto. Quindi direi che si agisce sulla nocicezione e poi attraverso il sistema nervoso centrale, il cambiamento delle funzioni delle aree cerebrali tende a far percepire al soggetto una differente partecipazione al dolore. Quindi cambia l'esperienza soggettiva del soggetto in sé. Francesco Rullo, sarebbe interessante capire se vi è la differenza tra alta intensità, bassa ampiezza e tecniche fasciali. È una considerazione fondamentalmente che fa Francesco. Andrea ci chiede se è stato previsto follow up dopo il primo mese. No, oltre no, non c'avevo più soldi, perché già questo l'ho fatto grazie insomma a un po' di generosità. E considerate che ogni risonanza magnetica funzionale costa 800 euro solo la risonanza, che non prevede la fase di acquisizione dei dati, pre-processing, analisi dei dati e tutto il resto. Quindi fatevi un po' i conti, 3 per 32, insomma,
No, però Adesso. magari se avessi budget infinito, sì, l'avrei fatto. Alessio di nuovo ci chiede: esistono protocolli riabilitativi per migliorare l'intercezione? Allora, ce ne sono prevalentemente quelli legati al modello biopsicosociale. Potete fare riferimento a Lauren Mosley, che è un fisioterapista PhD, uno dei leader sullo studio del dolore australiano, che ha insomma, messo in campo una serie di cose molto, molto interessanti su protocolli sul dolore, che tendenzialmente, indirettamente, tendono poi a migliorare le funzioni intercettive. In un certo senso. Tutto ciò, per esempio, sulle funzioni interocettive, quello che è stato visto è che, per esempio, la mindfulness ha degli effetti estremamente, estremamente utili. La respirazione, quindi tutta l'attività diaframmatica, che tende quindi a una concentrazione interna, tende ad avere elementi interessanti sulla riabilitazione. Quindi tutto ciò che prevede un cambiamento dello stato interno ha una funzione specifica. Dei protocolli specifici sull'interocezione non ce ne sono ancora, anche perché l'interocezione in sé varia moltissimo in relazione alla percezione del paziente. Quindi ci sono degli elementi cardine che poi vengono modulati in funzione della condizione dello stato clinico del paziente. Sempre Marco ci chiede, mi chiedevano come funzionano le aree cerebrali in oggetto in caso di terapia farmacologica antidolorifica, se ci sono studi su questa considerazione. Allora, ci sono allora, sul dolore e le attività farmacologica c'è tantissimo. In realtà si è molto studiata l'attività farmacologica, diciamo, l'efficacia, cioè la linearità di risposta. La cosa interessante è che sulla sintesi, è che su molte di queste aree, alcune di queste aree vengono reclutate, però non tutte. Quindi sembra che in particolare l'insula e gli elementi legati all'aspetto limbico, quindi emotivo, siano particolarmente evidenti in tutte quelle pratiche che utilizzano il contatto e sulla parte, per esempio, di mindfulness. Ci sono alcuni studi anche sulla mindfulness. Enrico Dell'Acqua, come mettiamo in relazione la sensitizzazione midollare con i fenomeni di cambiamento, adattamento a livello cerebrale? Allora, nei soggetti cronici ci sono certamente la sensibilizzazione e sia periferica sia centrale. L'ipotesi di questo l'abbiamo fatto in un articolo pubblicato qualche anno fa su Frontiers in Neuroscience insieme a Pietro Cortelli, professore di neurologia di Bologna, uno dei più eminenti esperti di vegetativo, dove abbiamo ipotizzato come il trattamento osteopatico può avere sia un effetto centrale sia un effetto periferico. L'effetto centrale l'abbiamo studiato anche insomma, il nostro gruppo l'ha pubblicato qualche anno fa sugli effetti sul sistema nervoso autonomo, quindi sul vegetativo. Un altro studio dovrebbe uscire a breve. Sempre su Frontiers in Neuroscience e sulla termografia e sul GSR, quindi sui cambiamenti anche legati alla galvanic skill conductance. Interessante vedere come esistono queste relazioni dirette. Come farlo? Delle misure combinate. Quindi, per esempio, allora, nel nostro caso l'abbiamo fatto in due momenti distinti, con due strumenti distinti, però nel futuro potenzialmente potrebbe essere la combinazione dei due elementi potrebbe essere utile da combinare. C'è un altro studio in revisione che vede sempre sul dolore la combinazione fra le attività di perfusione cerebrale con i cambiamenti del sistema nervoso autonomo misurati attraverso il pratismografo e quindi con variabilità del battito cardiaco. Però su quello non mi farebbe tantissimo, mi sto mordendo la lingua perché ve lo vorrei dire, però non posso perché altrimenti mi uccidono. Scusa, No. sì.
Clelia Pica, buon pomeriggio. Che tipo di disfunzione presentavano maggiormente i pazienti a livello sistemico? Nella maggior parte dei casi in prima seduta presentavano compressioni? Allora, in realtà le abbiamo misurate le disfunzioni, però non sono state analizzate, ma per mia scelta. Perché non credo che ci possa essere una relazione fra determinate percezioni soggettive e delle risposte oggettive tipo la risonanza magnetica funzionale. Prevalentemente sì, insomma, per un'analisi molto breve, quindi considerate che questi dati non verranno pubblicati, quindi sono unpublished data, sì, prevalentemente compressione dell'asse centrale, problematiche ovviamente di compressione lombosacrale coinvolgimento anche del tratto lombare alto per ovvie rappresentazioni patogenetiche della lombalgia, con ovviamente problematiche nella zona addominale e interessamento anche del comparto cervicotorace, quindi dorsale, prevalentemente dorsale alto. Però diciamo che sono dati non così precisi come quelli che vi ho presentato. Andrea Clementoni, quanti hanno prestato trattamenti al campione OMT? Quanti eravate a fare trattamenti? Allora, il campione totale erano 32, 16 e 16. Altri esempi di interoceptive awareness tasks? Allora, questo è quello standardizzato e validato. Ce ne sono degli altri e sono legati alla respirazione. Però il problema della respirazione è che è potenzialmente molto più controllabile dal punto di vista volontario. Quindi è un po' più difficile. Questo è tendenzialmente quello che viene maggiormente utilizzato in termini di esperimenti. Altri interoceptive awareness task possono essere concentrazione sulle percezioni corporee generali, che è il mezzo del mindful awareness, così come il mezzo di atti meditativi, sono tutti elementi di interoceptive awareness task. Però in ricerca, dal punto di vista scientifico, questo sul cuore è quello che viene maggiormente utilizzato. Tra i diversi trattamenti ci sono state evidenze cliniche differenti? Francesco Creanza. Allora, gli individual responders li siamo andati a vedere e tendenzialmente tutti hanno risposto nello stesso modo. E lo vedrete nella prossima pubblicazione sul dolore. Quindi a tutti il dolore in realtà scende in maniera significativa, con una variabilità molto, molto piccola. In termini di dolore. Quindi ci sono, la maggior parte sono, diciamo, definiamoli così, good responders. Ivan Romani chiede: è possibile sapere cosa pensa il dottor Cedere riguardo alla disfunzione somatica? Facciamo un altro webinar. Facciamo un altro webinar, sì. Va bene. Sì. Luca Massini, come faccio a capire che il calcolo diventa più preciso? Non ho capito. Non ho capito neanche io questa domanda. Luca, se mi scrivi in chat, se ci sei ancora, me la spieghi meglio, così magari la riesco a porre meglio. Ivano Serena, tecniche dirette, approccio biodinamico. Vabbè, cambia molto questo sul discorso del trattamento, ne abbiamo parlato prima. Mm-hmm. Calcolo dei battiti per l'interoceptive awareness task. Va bene, non c'è una domanda. Nei pazienti trattati, qual era lo schema lesionale? Valerio Dati. Allora, in realtà non c'era un preciso schema lesionale, anche perché osservando il comportamento del soggetto nella sua interezza, non abbiamo utilizzato uno schema lesionale ascendente, discendente, per esempio, preciso, anche perché questo poi potenzialmente poteva condizionare il tipo di approccio. Quindi in realtà l'osservazione è stata una valutazione strutturale miofasciale
che ci ha consentito di avere una idea generale di quella che poi sarebbe stato il trattamento. Ok, Francesco Bertacchi, è plausibile pensare che l'abbassamento dell'arousal sia il contenuto proprio del trattamento osteopatico, sia cioè ciò che lo caratterizza sempre in ogni patologia? Di conseguenza, si può pensare anche ad un aiuto importante del trattamento osteopatico nelle patologie psichiche? Allora, bella domanda. Potenzialmente sì, bisognerebbe esplorarlo un po' meglio. In particolare bisognerebbe andare a studiare specifiche aree dell'arousal. In particolare sappiamo che l'arousal è di pertinenza prevalentemente troncoencefalica. Quindi bisognerebbe andare a fare delle risonanze targettizzate sul tronco encefalico. Si possono fare, abbiamo avuto anche alcuni bubble sul tronco dell'encefalo sono usciti, però si fanno principalmente con il resting network, cioè con il rest, non con un task. Quindi le prossime insomma, pubblicazioni vedranno anche questo. Ma comunque l'arousal poi deve essere accompagnato anche da altri test psicometrici, psicologici e psichiatrici, in maniera tale da essere più precisi anche sull'effetto dell'arousal all'interno del sistema nervoso centrale. Che può avere un effetto sulle funzioni psichiche? Gran bella domanda. Bisognerebbe trovare un razionale che lo possa giustificare. Potenzialmente in funzione di quello che abbiamo visto qui è difficile dirlo, però è potenzialmente plausibile. Quanto ha inciso la cronicizzazione del dolore nel reclutamento insulare dopo il trattamento osteopatico? Allora, tutti i nostri i pazienti che sono stati inclusi avevano dolore da circa un anno, e quindi dolore cronico abbastanza persistente. Questo specifico parametro non l'abbiamo investigato nello specifico, ma l'abbiamo messo come covariata all'interno delle analisi, delle multivariate. Quindi delle analisi che abbiamo fatto, in maniera tale da pulire anche questo parametro. E tendenzialmente quello che sarà nelle prossime pubblicazioni sarà valutare qual è la connettività fra le differenti aree. E lì certamente il dolore la cronicizzazione, cioè il livello di cronicità, tende ad essere un elemento che potrebbe fare la differenza. Edgardo Scarpa, che tipo di tecnica avete fatto prima del trattamento? Questo l'abbiamo visto. Andrea Medici, a tuo avviso, quanto pesa la specificità della diagnosi osteopatica e della tipologia di trattamento sui risultati ottenuti rispetto ad un approccio più aspecifico? Te la rileggo? Più specifico, cioè non osteopatico o altro? Allora. Perché specifico può essere specifico, aspecifico, osteopatico, cioè della serie che faccio, ho approcci. Stimolazione fibre C. Ah, ok. Allora, teoricamente questo lo vedete in una precedente pubblicazione che abbiamo fatto su soggetti sani, dove abbiamo messo il soggetto a friggere nella risonanza, nel grande magnete, e abbiamo messo le mani l'operatore entrava dentro la risonanza e per 20 minuti toccava il soggetto sui malleoli esterni e faceva un fenomeno, un recruiting attentivo o verso le mani, cioè percependo le attività, per esempio, miofasciali. Oppure contava il debit che arrivavano in cuffia sull'operatore. Se l'operatore prestava attenzione alle mani, in realtà il reclutamento dell'insula veniva molto prima e molto più importante rispetto al tocco specifico statico. Quindi tendenzialmente un effetto specifico c'è, bisognerebbe capire in studi futuri, mettendo dentro immediatamente in risonanza qual è la differenza fra i due approcci.
Ciao Francesco, grazie alla presentazione. Vista l'attivazione delle fibre C tattili a stimoli ben definiti, quindi con una specifica intensità e continua variazione della localizzazione, come si spiega che una tecnica manuale più o meno statica possa attivare queste fibre e conseguentemente avere un effetto sull'insula? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Hai sentito? Ok. Sì, per il semplice motivo che le fibre C tattili vengono anche reclutate da stimoli statici. Cioè vengono reclutate in maniera meno importante, ma comunque vengono reclutate. E questi sono studi fatti dal gruppo di Olauson e di Francis McGlone circa una decina, poco meno di 10 anni fa. Dimostrando sostanzialmente che è vero che il reclutamento di fibre C tattili meccanocentrici viene reclutato con l'effect touch, quindi uno studio dinamico, aspecifico, però anche in condizioni di staticità vengono comunque reclutate. Quello che abbiamo cominciato a esplorare, che potrebbe potenzialmente fare la differenza, è lo stato attentivo dell'operatore, così come dimostrato nel primo studio di risonanza di cui ho accennato prima. Giusto una nota tecnica, siccome vedo che molti stanno scrivendo delle domande nella chat, ragazzi, cortesemente, se me le mettete nel riquadro domanda e risposta Q&A, le riesco a leggere tutte quante di seguito, perché sennò mi risulta difficile andarle a prendere a destra e a sinistra, cortesemente. Elisa De Lorenzi, grazie mille per il webinar, è stato molto interessante, vorrei chiederle quali siano stati gli effetti nel gruppo Sham e se questi sono stati statisticamente significativi. Inoltre, mi chiedevo anche se le differenze tra gruppi fossero stati statisticamente significativi. Grazie mille. Allora, quello che ho presentato sono differenze fra gruppo. Il line chart che avete visto sono le differenze statisticamente significative, sono fra gruppo. Nel gruppo Allora, mi sentite? Io adesso sì. Sì, mi sentite? Spero di sì. Allora, Sì, sì, nel gruppo MT, ce l'avete ancora aperto, le differenze sono, le vedete, allora, quello Sham è il gruppo blu, quello OMT è il gruppo rosso. Questo è per l'insula e quindi vedete, lo Sham differenze non ce n'ha avute, statisticamente significative. L'OMT sì. Fra, ci sei? Sì, ci sono, mi sentite? Esiste un questionario specifico per interocezione? Allora, sì, si chiama BAC, Body Awareness Questionnaire. Ne stiamo validando anche un altro, che si chiama il BPQ, cioè il Body Perception Questionnaire. E penso che a breve, che è abbiamo fatto un lavoro insieme a Steve Podge, che è quello che ha sviluppato la teoria polivagale, e abbiamo validato il questionario in italiano. Quindi, sì, ce ne sono alcuni questionari che valutano direttamente la funzione interocettiva. È una bella revisione fatta da Melling. Nel 2012-13, che fa una sintesi dei questionari sull'interocezione. Però quello più utilizzato è il Body Perception Questionnaire. Ok, Gabriella Pagano, i recettori interocettivi si attivano con affective touch, un tocco con caratteristiche specifiche. Secondo te le tecniche indirette riescono a reclutarli o ci sono altre vie coinvolte? Allora, potenzialmente le reclutano, sì, però penso che ci sia anche degli altri elementi coinvolti, che insomma stiamo cominciando a studiare, però non penso che sia solo e esclusivamente l'affective touch, però, scusate, non penso che sia direttamente solo le fibre C.
Però immagino che una grande componente sia legata a quello, perché comunque il tipo di tocco che facciamo è un tocco che è comunque per noi considerato specifico. Se qualcuno ci guarda dall'esterno è specifico, perché sembra che non facciamo niente, soprattutto sulle tecniche indirette o sulle tecniche insomma di BLT, per esempio, o di BFT, eccetera. Però immagino che poi mi aspetto che non sia solo quello, che ci sia anche altro. Luca Di Pietrantone, la diminuzione del buffer di percepire in anticipo il dolore poteva essere dovuta anche a dei cambiamenti tissutari localmente all'area dove era presente il dolore? Allora, bella domanda Luca, grazie. Quando si parla di, in realtà di percezione del dolore, il soggetto è vero che ha delle componenti specifiche sull'area, però se gli fai per esempio rappresentare la sua area del dolore attraverso un foglio, puoi fare tranquillamente in studio, tendenzialmente genera un'area decisamente più grande rispetto a quella che è dove il dolore è presente. Quindi è vero che il cambiamento locale può generare un effetto, ma il cambiamento locale è sempre comunque accompagnato da un cambiamento centrale, anche perché come sai l'aspetto interocettivo che informa, cioè la diminuzione delle sostanze proinfiammatorie locali, poi comunque vengono comprese dall'encefalo e dal cervello in maniera tale da poi generare delle risposte autonome che siano atte a modificare il flusso sanguigno, modificare l'attività del fluido della matrice extracellulare, del fluido extracellulare, eccetera. Quindi comunque sono due elementi sempre che vanno sempre a braccetto, potenzialmente con due tempi differenti. Oltre al battito cardiaco, ci chiede Raffaele Tosto, c'è un altro parametro che si può utilizzare per indagare l'attività insulare? Beh, allora, dipende dall'insula. Allora, l'insula viene reclutata da numerosi elementi. Allora, qua ce ne sono alcuni riportati in Craig. E sono legati sostanzialmente al riconoscimento, credo, anche il riconoscimento facciale attiva l'insula, soprattutto quelli con coinvolgimento emotivo. La sintesi del tempo, cioè la percezione del tempo recluta l'insula. Il ritmo recluta l'insula. Il riconoscimento di momenti di riconoscimento reclutano l'insula. Però la specificità dell'insula è legata alla funzione interocettiva e quindi alla percezione degli elementi interni. E quindi la cosa più semplice da reclutare è certamente il battito cardiaco. Carmelo Provazza, ci sono state differenze sostanziali tra i sessi? No, nessun gender effect. Alberto Malavasi, si può avere nei prossimi giorni il replay di tale webinar? Sì, lo mettiamo sui nostri canali, l'ho detto all'inizio, probabilmente li caricheremo o su YouTube e a richiesta manderemo un link di visualizzazione privata, oppure proviamo a condividerli sulle pagine, vediamo un attimo, stiamo cercando di capire come fare. Gianfranco Pira, eventuale tipologia di studio successivo potrebbe essere il follow-up del paziente, considerando come parametro in questo specifico caso il cambiamento dell'attività dell'amigdala nella gestione dell'umore e nel cambiamento dello stesso legato alla presenza del dolore cronico. Sì, allora la cosa interessante, grazie per tutte queste domande prospettiche, perché sono tutte interessanti e certamente valide. Ne possiamo parlare, cioè se poi ci sono anche altre opportunità per continuare a studiare anche su differenti fronti questi effetti, io sono certamente ben contento anche di condividere l'esperienza che abbiamo avuto. Quindi si aprono differenti ed interessanti campi di applicazione che certamente hanno un valore per comprendere meglio
qual è l'effetto del trattamento immediatamente dopo o a distanza di un tot di tempo. Andrea Battisti, ciao Francesco, complimenti. Dove posso trovare il questionario sulla resilienza che hai nominato? Allora, si chiama Connor. Si possiamo chiama... mettere sulla pagina. Sì, assolutamente. Edgardo di nuovo ci chiede sempre sulle tecniche, quali sono state le tecniche che hanno dato maggiori risultati? Sono domande ricorrenti sulle tecniche, però vuoi rifare un attimo veloce proprio una panoramica? Sì. Allora, tendenzialmente non siamo andati a vedere la specificità delle tecniche, ma abbiamo utilizzato un approccio per il quale l'operatore poteva scegliere in maniera indipendente ed autonoma quelle che erano le tecniche che riteneva opportune. La maggior parte delle tecniche sono state utilizzate, tutte tecniche ricadono all'interno dell'approccio indiretto. Quindi all'interno di quell'approccio, quindi trattamento miofasciale indiretto, oppure tecniche fluidiche, tecniche di bilanciamento delle tensioni ligamentose, eccetera. Non abbiamo avuto interesse nel vedere qual è la tecnica più efficace, perché di base volevamo andare a vedere in studio, quindi generando quelle che sono le decisioni, quindi un decision making da parte dell'operatore in funzione dello spettro di tecniche che può utilizzare un osteopata, poteva avere un risultato. Potenzialmente prossimi studi futuri possono osservare delle differenze fra tecniche, nonostante mi permettete, credo che ci sia ancora tanto da studiare sull'effetto generale del trattamento rispetto alla singola tecnica di efficacia, dove ha un setting di ricerca completamente differente. Cioè bisognerebbe fare risonanza magnetica a prescindere da quello che ha fare la tecnica e quindi la parte di valutazione iniziale in realtà deve essere poco influente, e poi immediatamente rifare una risonanza magnetica per vedere qual è l'effetto di quella singola tecnica all'interno di specifiche aree. Però questo esula un po' dalla contestualizzazione clinica di tutta la ricerca, però è assolutamente un altro ambito di interesse. Ciao Francesco, grazie per la presentazione. Durante la fase di trattamento di due gruppi, come sono state gestite le eventuali domande del paziente sulla tipologia di trattamento? Sono state date loro spiegazioni riguardo ai meccanismi del trattamento? Si possono considerare queste dinamiche come un'iniziale pain education? Allora, tendenzialmente siamo stati un po' stronzi, scusate. Cioè della serie, i soggetti sapevano che andavano incontro a un trattamento che era un trattamento che aveva delle basi scientifiche sul miglioramento del dolore e basta. Sapevano che non potevano fare, insomma, durante il trattamento non potevano fare domande. Era ovviamente un contesto un po' differente rispetto alla pratica clinica, per il semplice motivo che dovevamo mantenere il setting fra il trattamento reale e quello sham il più simile possibile. Mi rendo conto che questo è un bias, cioè, e quindi è una differenza rispetto al contesto clinico vero e proprio, perché manca tutta la parte verbale e non verbale, estremamente importante, però da un lato dovevamo iniziare, quindi siamo stati tendenzialmente abbiamo cercato di essere i più neutri, non voglio utilizzare una parola brutta che è sterili, però i più neutri possibili. Ciao Francesco, è ragionevole Alberto Paoli. Ciao Francesco, è ragionevole pensare ad un percorso opposto, ovvero che un iperfunzionamento dell'insula conseguente, per esempio, a stress o ansia porti a sintomi come la lombalgia? Come no? Assolutamente, cioè questi sono tutti fenomeni top-down che sono assolutamente riconosciuti in letteratura, cioè
All'interno del fenomeno del dolore e di tutto lo studio del dolore esistono due grandi aree, cioè le condizioni bottom-up e quelle top-down. Le bottom-up tendenzialmente sono quelle che prima si stabiliscono nel momento di un injury, cioè di un danno tissutale che poi crea il dolore. Però se c'è una condizione di stress psicologico importante, assolutamente poi si possono, soprattutto se la zona lombare è stata in una condizione di sensibilizzazione, cioè se hai avuto per esempio in passato qualcosa o un trauma o un episodio solo che ha innescato un fenomeno di sensibilizzazione periferica o di facilitazione, ancora chiamata facilitazione, a livello periferico. Quindi non fai altro che facilitare in modalità top-down l'espressività sintomatica in quell'area. È possibile analizzare il tipo di trattamento sintomatico manuale indiretto a cui sono stati sottoposti i pazienti? Mancano forse però dei parametri, cioè rispetto a che cosa analizzarlo? Non c'ho neanche il nome, quindi non posso. Posso interpretare. Allora, il problema nell'analizzarlo, cioè si possono vedere se le tecniche specifiche hanno ancora una volta un effetto centrale. Potenzialmente sì e no, cioè nel senso che i pazienti potenzialmente hanno potuto ricevere anche più tecniche, che comunque era a discrezione dell'operatore, dell'osteopata. Ancora una volta, studi sull'efficacia, sulla diretta linearità e l'effetto delle tecniche si possono fare. Mi fa piacere discuterne e soprattutto discuterne con una base che insomma con qualcosa di già pubblicato, quindi sulla quale base possiamo comunque ragionare, certo. Andrea Monnati ci chiede se c'è stato follow up o è previsto follow up per Sham e OMT. Abbiamo detto che per questioni economiche i follow up non ci sono stati, giusto? Claudio Lopez, ciao a tutti, considerando la relazione tra il dolore e la metilazione del DNA, pensate di poter proporre lavori simili in futuro al fine di indagare come il trattamento ostetico manipolativo possa rappresentare uno stimolo epigenetico? Magari, certo, se hai il contatto volentieri ne parliamo. Sì, allora, ci sono studi anche non sul fronte della lombalgia cronica, ma in collaborazione con Andrea Manzotti, anche con un network di cui fa parte la fondazione, sull'epigenetica. Quindi stiamo lavorando su quel fronte, sì, è certamente interessante, è certamente una frontiera da esplorare ed è assolutamente, man mano che le evidenze crescono, man mano che i risultati vengono, si innescano dei meccanismi e delle possibilità che comunque sono utili da esplorare con un razionale sempre più forte, che quindi ci consente anche di confrontarci con altri professionisti in maniera più robusta e consistente. Davide Fino, età e sesso dei pazienti studiati, omogeneo, disomogeneo? Omogeneo la baseline, lo potete vedere insomma pure sull'articolo che poi Marco poi potenzialmente postiamo. I soggetti erano omogenei sia per sesso che per età, quelli inclusi erano fra i fine 30, tra i 30 e i 55 anni e quindi sostanzialmente mezza età. Confrontabili, i due gruppi erano confrontati alla baseline. Mauro Di Giacomo, i pazienti reclutati dovevano rispettare delle consegne comportamentali prima del trattamento? Penso anche, cioè, insomma, magari qualcosa a casa. No, loro potevano fare tutto quello che, insomma, cioè, prima del trattamento tendenzialmente no, anche perché li reclutavamo e poi nel giro di pochissimo venivano a fare la risonanza. E iniziavano con il trattamento e quindi si prendevano in considerazione quello che era stato fatto nel mese precedente e basta, cioè come quella che viene chiamata la pre-baseline, cioè una baseline prima dell'inizio del trattamento. Federico Sozzi,
ci chiede, dunque, facendo, diciamo, partendo dal discorso che facevi, che i pazienti del gruppo del trattamento osteopatico alla fine del mese avevano sviluppato miglior capacità di contare i battiti cardiaci e quindi ne consegue che erano più attenti alle informazioni interocettive, la domanda è: perché dovrebbe essere una cosa positiva il fatto che il paziente porti ancora più attenzione alle informazioni corporee e diventi più preciso? Non potrebbe essere un problema, poiché nella clinica rischierebbe di essere più rimuginante? Sì, beh, bravo, bravo, bella domanda. Allora, il concetto è che si, in aggiunta al fatto che sei più preciso, si abbassa anche il processo infiammatorio. E se si abbassa il processo infiammatorio, tendenzialmente emergono altre sensazioni, perché tende ad essere il processo infiammatorio uno stimolo costante per specifiche aree all'interno del cervello. Pain matrix è strutture, strutture insulari, quindi intercettive. Quindi significa sostanzialmente che in aggiunta al fatto che diventi più preciso, ma diventi più preciso perché poi ti senti pure meglio. Quindi diventi più preciso e rimugini il fatto che stai male, perché si accompagna il beneficio clinico. Perché se si abbassa il dolore significa che stai meglio. E se stai meglio, riesci a percepirti meglio e pertanto diventi più preciso in determinati comportamenti salienti. Vera Fittipaldi, che saluto. Che differenza c'è tra l'attivazione della parte anteriore e posteriore dell'insula nell'esperienza soggettiva del dolore? Allora, dipende, ci sono interessanti studi dove la parte posteriore è più legata a comportamenti sensoriali. D'altronde riceve informazioni dalla periferia. La parte anteriore è più invece legata a comportamenti cognitivi, perché ha legame molto forte con la corteccia orbitofrontale, frontale, con la corteccia anteriore del cingolo, l'amigdala, il nucleo accumbens, cioè tutto quello che tende a creare un aspetto cognitivo. Quindi questi sono i due elementi. Uno è più legato, diciamo così, alla nocicezione, l'altro invece potenzialmente più al fenomeno dolore come esperienza soggettiva. Ci sono, Francesco Badi, ci sono relazioni tra le zone attivate da meditazione e dal trattamento osteopatico? E questo avevi detto che anche sul mindfulness aveva avuto, c'erano delle pubblicazioni. Mindfulness, interessanti studi sul mindfulness, anche ben pubblicati. Che vedono anche l'attivazione dell'insula. Quindi tendenzialmente sì, ci sono delle sovrapposizioni, il che rende interessante per esempio degli approcci misti. Paolo Flocco, non capisco una cosa. Migliorare l'interocezione diminuisce il dolore oppure diminuire il dolore aumenta l'interocezione? Bella domanda. Dipende da come lo guardi. Cioè, allora, ancora una volta, il dolore è esperienza soggettiva, quindi se glielo chiedi ti risponde. L'interocezione cambia e basta. Quindi significa che se tratti cambia l'interocezione, poi chiedi al soggetto come si sente sul dolore e la percezione soggettiva del dolore poi cambia. Quindi quello che ci sta dentro, in mezzo, è immediato, non è che noi andiamo a cambiare il dolore. Non lo cambiamo il dolore, perché esperienza soggettiva, noi cambiamo i processi attraverso i quali il soggetto tende a percepire il dolore in maniera differente. Quindi tendenzialmente noi il dolore non andiamo a cambiare, perché esperienza soggettiva, casomai noi cambiamo il fenomeno nocicettivo. Spesso capita che il fenomeno nocicettivo non è più presente, ma continuano ad avere dolore. Per quale motivo? Perché sono fenomeni di sensibilizzazione centrale che mantengono in loop quel meccanismo. Allora, giusto una nota tecnica, io penso che Franci fra 3 minuti chiudiamo, giusto per fare 1 ora e mezza piena, se sei d'accordo. Siccome ci sono ancora 45 domande, quindi diciamo ci sta ancora da parlare, possono contattare dal sito sulle informazioni, magari nell'oggetto scrivete webinar Francesco Cerritelli e cerchiamo di evadere un po' tutte le domande. Chiaramente se volete altre informazioni o vi serve qualche altra cosa o ci contattate sui social oppure sempre tramite il sito e le info, ma più che altro per evitare che Francesco venga mangiato vivo dalle figlie, quindi no, facciamo questi altri 2 minuti di risposte e vediamo Io vi direi volentieri, anche perché nelle slide qui ci sono i miei contatti.
Vi risponderei anche molto rispondo quando possibile molto volentieri, quindi potete anche contattare, non ve la prendete, ve lo dico, se potenzialmente ci metto un po' di tempo a rispondere, quindi lo faccio molto volentieri, però insomma, perdonatemi se nel caso non sia così tempestivo. Allora, Elisa Paiuso, è possibile che i soggetti abbiano appreso la capacità di migliorare la propria interocezione con l'avanzare dei rilevamenti del task e quindi siano stati più allenati? Questo l'abbiamo misurato e non c'è abituazione sul task. Quindi il task non crea abituazione e questo è anche stato studiato e dimostrato in letteratura. Quindi non è possibile che un minuto di task tre volte, cioè a distanza di un mese, crei abituazione. Andrea Ianni, pensate sarebbe utile in studi futuri aggiungere una valutazione della struttura trattata per ogni paziente, al T0, T1, T2, per esempio, elastosonografia o altro, che possa mostrare una correlazione tra eventuali cambiamenti nelle aree cerebrali, zone anatomiche, target del trattamento manuale? Assolutamente sì, apre a molte altre interessanti considerazioni. Legate alla potenziale associazione fra il cambiamento delle funzioni cerebrali con altri strumenti. Assolutamente sì. Antonio Minichiello ci chiede i riferimenti di Muesli. Pure questi li possiamo scrivere? Sì. Allora, intanto il nome è Mosley ed è questo tipo qua, Moseley, quello che vedete in sovraimpressione, il primo nome. Matteo Cicolla, Lorelin L, quindi Mosley, basta che cercate Mosley, che è Mosley L. Matteo Cicolla, se vuoi avere la registrazione della lezione, sì, lo ripeto, mandateci una mail, vi mandiamo il link di YouTube oppure vediamo se pubblicarla direttamente sui social network. Pamela Azzolini, complimenti, va bene, ti ringrazio Pamela. Andrea Monatti, vorrei chiederti se c'è differenza tra tocco specifico e non specifico utilizzato nel trattamento osteopatico e SHAM e se il tocco leggero tende a stimolare maggiormente interocezione e quindi insula, corteccia e sistema nervoso. Allora, altra domanda, altro webinar. Cioè, sì, abbiamo cominciato a studiare questo aspetto, lo vedete l'abbiamo fatto nei prematuri, le vedete nelle ultime due pubblicazioni che abbiamo fatto quest'anno, cioè tra fine anno scorso e quest'anno, sull'effetto del tocco affettivo sui prematuri e sull'effetto del trattamento osteopatico sui prematuri. In relazione al cambiamento dell'heart rate, quindi della frequenza cardiaca e della saturazione. C'è differenza, il trattamento osteopatico ha una differenza, quindi la specificità del trattamento ha delle componenti di effetto specifiche rispetto al tocco specifico. Quindi sì. Quante tecniche sono state utilizzate durante una seduta? Varie, non lo so, dovrei controllarlo, però no, cioè, nel senso c'era una serie di tecniche, però no, i dati non li ho analizzati. Ancora una volta l'interesse per queste prime pubblicazioni è stato sull'effetto del trattamento, poi sulla specificità delle tecniche ci andremo più in là. Giuseppe Bonaccorso ci chiede, verrà rilasciato attestato di partecipazione. Giuseppe, se vuoi ti mandiamo uno screenshot di qualcosa. Però se vuoi glielo mandiamo. Diciamo, non hanno una valenza, cioè sono più che altro di divulgazione. Ci fa piacere se vuoi mettere un login cam, magari vediamo dove lo possiamo fare. Andrea Clementoni, avevo chiesto quanti operatori hanno effettuato il trattamento. Sì, 32 soggetti erano nella slide. Sì, infatti, volevo sapere se c'era una motivazione oppure solo una scelta, quella di utilizzare tecniche indirette perché non dirette. Sempre sulle tecniche, molto si preme. E allora, la scelta delle tecniche indirette è stata una scelta legata specificatamente al fatto che le tecniche indirette potenzialmente creano due effetti. Il primo è sullo SHAM, perché si fa uno sciame molto più preciso, perché la tecnica indiretta tendenzialmente ha delle caratteristiche, pensate al BLT, ha delle caratteristiche
molto più fattibili dal punto di vista dello SHAM rispetto ad un trust, no? Per esempio, o un tecnica di Mitchell o qualsiasi altra, insomma, tecnica direttamente sulla barriera. E quindi questo è la prima grande e più importante motivazione. Quindi in questo modo i due gruppi, così come è stato dimostrato, non si sono accorti in maniera estremamente significativa i soggetti non si sono accorti a quale gruppo in realtà erano allocati, erano posizionati. E poi, nonostante non sia ancora ben descritto in letteratura e ben comprovato in letteratura, le tecniche indirette o gli approcci indiretti tendono ad avere un più effetto antinfiammatorio rispetto ad altre tecniche indirette. Lo so che questo creerà molto rumore, però poi eventualmente, siccome come Marco sa, a me piace creare rumore e discussione, quindi lancio la pietra. Allora, Franci, io direi che comunque, visto che sono fatte le 8:05, sì, rimetti un attimo la pagina con i tuoi contatti. Sì, eccolo qua. Allora, segnatevi la mail di Fra, se volete, per chiudere, insomma, visto che ci sono ancora 38 domande e rischiamo di fare veramente mattina. Io vi rinnovo l'appuntamento, poi lo troverete sicuramente sui nostri canali per il prossimo webinar con Andrea Ghedina la settimana prossima sul ritmo. Non mi ricordo quando è al volo, aspetta che lo trovo, giusto per avere un'idea. Mercoledì alle 18. Mercoledì alle 18, perfetto. Intanto vi ringraziamo, siete stati tantissimi. Oggi abbiamo sforato i 400 ed è una bella, un bel risultato. Quindi veramente vi chiedo di dare fastidio a Francesco e di mandargli le domande, perché è importante, quello che ci piace è proprio lo scambio critico e non, perché da queste domande, dalle vostre domande possono nascere nuove idee per nuovi studi, piuttosto che dibattiti o tavoli, e così riusciamo anche noi a capire se ci stiamo muovendo in una direzione corretta o ci stiamo muovendo male. Io ringrazio tutti. Francia, se tu vuoi aggiungere qualche cosa. Aggiungo che ha collegato a quello che hai appena detto, poi le domande, ovviamente tutte le intuizioni o potenziali idee che avete, poi se ne può certamente parlare, che comunque all'interno della fondazione siamo aperti a nuove idee, soprattutto a innovazione, quindi come vedete da questi studi. Quindi certamente disturbateci pronti a discuterne in maniera critica, ma critica in senso positivo, così come stiamo facendo adesso, cioè mettendo delle basi che possano creare nuova conoscenza che poi può essere utile per la ricerca, ma soprattutto per la clinica. Quindi siccome esistono tantissime interessanti possibilità e aree di sviluppo, però queste aree di sviluppo poi devono essere comunque valutate criticamente, analizzate criticamente. Quindi quello che ci piace fare è una discussione assolutamente critica, positiva, alla pari, per vedere se c'è la possibilità collaborativamente, motivo per il quale c'è collaboration all'interno del nome della fondazione, e in maniera aperta, per futuri studi, ma non solo, va bene. Allora io direi, grazie, che possiamo congedarci. Salutiamo tutti, vi ringraziamo. Se Francesco non vi risponde, scrivete sui social, che poi io lo chiamo e lo minaccio, va bene? Esatto. Grazie. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, grazie Marco. Ciao.